Su Radio Isav c'è Colpo Grasso. Colpo Grasso. La ricetta della settimana a cura della dottoressa Silvia Di Tillio. Puntuali come un orologio svizzero, ci ritroviamo come tutti i martedì a parlare con la nostra dietista Silvia Di Tillio. Buongiorno. Come stamattina la va? Sei carico? Stamattina sono super super carico. Cara Silvietta. Bene, allora riprendo subito il messaggio di Marica, che dice che ha fatto colazione leggera con una crostata di fragole. Va bene? Non va bene solo crostata? Beh, diciamo che per una colazione più equilibrata sarebbe buona cosa abbinare delle proteine per evitare poi di avere troppa fame durante la giornata, quindi se avessi abbinato ad esempio uno yogurt o non so, un latte, qualcosa di tendenzialmente più proteico, la colazione sarebbe stata più equilibrata. Per poco quindi, vabbè, ma oggi l'argomento non è la crostata di fragole, ma non sono le fragole, ma comunque sarà un frutto della nostra terra, cara Silvia, giusto? Esatto, sì, parliamo in piena estate di anguria, ovviamente. C'è chi ne abusa e chi invece ha paura di mangiarla pensando che sia troppo dolce, però ricordo sempre che parliamo di frutta, che è ricca appunto di zuccheri, cioè fruttosio e acqua. Ovviamente la dose di zuccheri va ben gestita, quindi alle volte viene demonizzata la frutta, ma poi spesso si consumano delle barrette perché la frutta è calorica e la barretta è dietetica. Quindi andiamo sempre a leggere le etichette, come diciamo sempre, perché in una barretta dietetica ci sarà una spilza di ingredienti. Nella frutta, a parte fruttosio, acqua, vitamine e minerali, di altro non ce n'è. Quindi poniamo sempre l'attenzione sulla qualità di quello che mangiamo. Ti volevo chiedere, cioè, quanta se ne può mangiare di anguria? Allora, ovviamente non esiste una dose standard, una porzione media da 150 a 200, massimo 3 volte al giorno. Questo è quello che raccomandano le linee guida, ovviamente sempre in un contesto di personalizzazione, quindi sono delle dosi standard che vanno sempre contestualizzate in base al paziente, ad eventuali patologie, allo stile di vita, se ci si allena o meno, eccetera. Quello che si dice dell'anguria è che è troppo ricca di zucchero, che è uno dei frutti simbolo dell'estate. E appunto viene spesso evitata da chi ha paura di questi zuccheri e magari è più orientato verso prodotti fit perché è considerata appunto molto zuccherina. In realtà l'anguria è costituita per oltre il 90% da acqua, quindi è molto idratante per il nostro corpo, soprattutto in estate con l'esposizione al sole, con il caldo, con il fatto che sudiamo decisamente di più. È inoltre ricca anche di sali minerali come potassio, fosforo, magnesio, che vitamina C, e ha un indice glicemico effettivamente un po' più alto rispetto ad altri frutti, ma il carico glicemico, cioè l'effettiva quantità di zucchero poi presente al suo interno, che è il parametro più importante per determinare l'impatto sulla glicemia, è molto basso. Infatti contiene solo 6 grammi di zucchero per 100 grammi. E quindi può essere tranquillamente inserita nella nostra alimentazione, sempre con l'accortezza di abbinarla ad alimenti come fonti di grassi o fibre, ad esempio con della frutta secca, del cioccolato fondente, uno yogurt, oppure magari a fine pasto. Stavo pensando invece ad un'altra cosa, che di angurie ne esistono diversi tipi. Esiste l'angurietta, quella più piccola, quella grande classica che conosciamo tutti, e l'anguria senza semi. Ecco, quali sono le differenze tra queste, anche da un punto di vista nutrizionale, e quale tu consigli tra queste? Bah, tendenzialmente sono uguali, diciamo che è un frutto più piccino, una concentrazione di minerali maggiore rispetto ad un frutto più grande, però questo non deve essere un indice di selezione, diciamo così. In merito a quella con semi o senza semi, non so se qui apriamo un altro tema, però io non sono molto d'accordo su quello che poi viene modificato naturalmente, perché un'anguria senza semi è inevitabilmente un frutto che tra virgolette non è naturale, no? Geneticamente modificato. Come l'uva senza semi. Beh sì, diciamo che poi subisce dei trattamenti affinché questi frutti vengano considerati tra virgolette
più consigliati per, non so, pazienti che hanno diverticoli e magari hanno problematiche con i semini, devono stare attenti a queste cosine, però alle volte poi la qualità del prodotto è decisamente inferiore. Quindi non sono molto d'accordo su questo, però sulle tipologie si può variare molto serenamente, perché poi quello che conta è effettivamente la quantità di vitamine e minerali che è contenuta al suo interno. Beh, vabbè, l'anguria l'amano veramente tutti, cioè trovatemi una persona che non... Ah sì, quelli che non amano i semi. Ma poi c'è pure un'altra cosa da dire, perché c'era una leggenda una volta, non so se lo sai, sul fatto dei semi dell'anguria, che se li mastichi, che se li spacchi a metà fanno male, cioè che se li mordi fanno male. Non è vero, è vero. Silvia, chiariscici un po' le idee. Ma no, è sempre per lo stesso discorso intestinale in particolare. E come diciamo che il seme d'uva contiene il tannino, che è la parte più amara, quindi magari se uno lo morde diventa poco palatabile, no? Quindi la chiusura di bocca non è delle migliori. Però per quanto riguarda i semi di anguria e i semi in generale, bisogna porre l'attenzione, semplicemente perché questi semi a livello intestinale possono incanalarsi. Ad esempio, per chi non ha mai sofferto di appendicite piuttosto che di verticoli eccetera, può essere effettivamente un problema, e quindi è buona cosa evitarlo. Silvia, io ti ringrazio ovviamente per essere stata con noi, grazie per questa pillola che ci hai dato anche sull'anguria. Su Radio Isav c'è Colpo Grasso. Colpo Grasso. La ricetta della settimana a cura della dottoressa Silvia Di Tillio.